Alleluia. Sei Quaresima, alleluia. Bene, cari fratelli, oggi parlare di famiglia è fuori posto perché non ci si crede più. Ma non perché non esista più la famiglia. Tutti vanno cercando una famiglia. Perché si pensa che nella libertà... A 14 anni vai pure dietro le mani di tua madre. Liberati, no? Allora rientra quando ti pare, fa quello che vuoi. Quanti genitori mi hanno detto so in camera di nostro figlio non possiamo entrare? Quanta gente che si trova depressa, disperata, l'aiutata a fare qualche atto di carità? Ti servono. Quante coppie di sposi ho visto che stavano scoppiando e dato l'altro figlio per sbaglio e hanno ricominciato a vivere? Per lui la morte fu la sua festa e il suo incontro col Signore. Quando mi ordinò mio padre, io stetti tutto il giorno nella sua agonia accanto al suo letto. Il Signore si interessa a noi. Quindi io devo vivere questa vita con questa relazione fondamentale. Senza Dio l'uomo è perso. Si chiamava Gabriele, disse Gabriele, tu puoi fare quello che ti pare, tu maschio sei e quello rimarrai. Il tuo cervello disse maschio. Il tuo DNA è maschio. La finezza, è la donna che dà la finezza, dà la visione che penetra dentro, eccetera. La mancanza materna produce il fatto che la persona cresce insicura. Vedremo domattina meglio allora questo discorso anche della fedeltà, che è l'anima dell'amore. Non esiste amore se non c'è fedeltà. Ma lo vedremo domani, se non mi dispiace. Adesso siamo tempo, abbiamo qualche minuto se qualcuno ha qualche domanda.